Bentrovati ragazzi, allora in questo video e negli altri che verranno affronteremo un po' di lezioni di fisica 1 per l'università, quindi mettetevi un po' comodi e cominciamo subito con i vettori e il calcolo vettoriale. Vediamo delle prime nozioni abbastanza intuitive e semplici. Allora, vediamo intanto il nostro vettore. Che cos'è un vettore? Beh, il vettore è un'entità, è un ente geometrico che serve, diciamo, a descrivere un punto materiale, magari sottoposto ad una forza che si sposta in una certa direzione, con un certo verso e con una certa intensità. Magari il vettore ci dà la lunghezza del vettore, chiamata appunto modulo, vedete lunghezza del vettore, cioè proprio l'entità della forza impressa, no, al nostro oggetto, il quale poi si sposterà in questa direzione e in questo verso. Quindi abbiamo la cuspide che rappresenta appunto il verso, ossia l'orientamento del vettore, in questo caso è a nord-est. La direzione del vettore, ossia la retta su cui il vettore giace, e poi, se vogliamo, anche il punto di applicazione. Nessuno mai ne parla, ma è importante perché ci dà l'idea da dove il vettore parte, ok? Quindi queste sono le caratteristiche peculiari del vettore. Poi ci sono le operazioni tra i vettori, che sono operazioni abbastanza, oserei dire, banali e semplici, molto intuitive. Ovviamente, se abbiamo, come in questo caso, due vettori, il vettore A e il vettore B, vettori ovviamente paralleli, quindi che hanno la stessa direzione, lo stesso verso, se li voglio sommare, basta ovviamente aggiungere geometricamente il vettore B alla cuspide del vettore A e ottenere quindi la lunghezza di A più B. Vedete, questo è il vettore somma. Come per il vettore differenza, ad esempio, se io scelgo che il vettore A, ad esempio, in questo verso lo scelgo come verso positivo e il vettore B come verso negativo, quindi lo chiamerò vettore meno B, allora A meno B sarà appunto il vettore di differenza, cioè al vettore A questa lunghezza vado a togliere, ok, il vettore B, quindi mi rimane questa differenza, questo vettore è appunto il vettore di differenza. Ovviamente per diciamo queste operazioni vale la proprietà commutativa. Ricordiamoci che A più B è uguale a B più A, oppure A più tra parentesi B più C è uguale a A più B tra parentesi e poi più C, quindi nulla cambia. Ovviamente altri casi, altri piccoli esempi, se abbiamo vettori opposti, quindi vettori che hanno la stessa direzione ma verso opposto, ovviamente anche, cioè come prima, avremo il vettore A più meno il vettore B, ovviamente più per meno fa meno, avremo il vettore di differenza A meno B, che è appunto questo. Come vedete, il verso, vedete, ve l'ho annotato, il verso è sempre dalla parte del vettore più lungo. Come anche se in questo caso, se questo è il vettore A e questo è il vettore B, allora il vettore B lo tengo come positivo perché magari scelgo questo come verso positivo, e allora B più, perché si tratta sempre comunque sia di una somma vettoriale, però una somma algebrica ovviamente. Quindi questo è il vettore meno A. E quindi ecco il vettore di differenza, che è appunto questo, cioè al vettore nero vado a togliere una lunghezza pari a quella del vettore B, ed eccolo qua, ovviamente sempre nel verso del direttore, del vettore, chiedo scusa, più lungo. Ovviamente, ancora un altro piccolo esempio, se abbiamo due vettori uguali ed opposti, beh, la loro somma algebrica sarà appunto uguale a zero, come è facile immaginare. Ok, vediamo un po' di regole per quanto riguarda la somma dei vettori. Allora, abbiamo la famosa regola del parallelogramma, quindi qui le ho richiamate giusto per, ad esempio, se abbiamo questi due vettori, vettore A e vettore B, diciamo, applichiamo questi due vettori al nostro punto materiale. Ovviamente, la regola del parallelogramma: dalla cuspide di A faccio partire un vettore parallelo della stessa lunghezza di B, come anche dalla cuspide di B faccio partire un vettore parallelo della stessa lunghezza di A, ed ecco la nostra risultante. Risultante alla quale si arriva anche se uso la regola del puntacoda, cioè alla punta del vettore A, vedete la stessa situazione, ma alla punta del vettore A faccio corrispondere la coda del vettore B.
vedete? Quindi il vettore B che ho traslato appunto su questa cuspide. La risultante sarà sempre la stessa, però ragazzi ricordiamoci che il modulo della risultante, cioè questa lunghezza, è sempre diversa dalla somma di A più B, perché la risultante vedremo, ce la calcoleremo in altri modi ovviamente, però geometricamente questa non ha la lunghezza di A più B. Questa è una rappresentazione, un modo, diciamo, ai fini prettamente geometrici, ok? Cioè, anzi più che altro grafici, ecco. Cioè, significa che un punto materiale, se sottoposto al vettore B al vettore A, si sposterà alla fine con questa intensità. Questo mi dà l'idea, giusto, l'idea dell'intensità con cui il punto materiale sottoposto a questi due vettori si sposta in questa direzione e in questo verso. Ci si può chiedere, e se abbiamo più di due vettori, beh, possiamo avere 2, 3, 4, 5, 20 vettori, è sempre la stessa cosa, si va in ordine, no? Allora, supponiamo di avere il vettore V con 1, V con 2 e V con 3. Allora, tra V con 1 e V con 2 applico la famosa regola del parallelogramma e ottengo questa risultante. Poi applico la regola del parallelogramma alla risultante R con 1 e al vettore V con 3, vedete? E quindi otterrò questo vettore in senape, con senape R2, e quindi significa che il nostro punto materiale, il nostro oggetto, il nostro corpo, se è sottoposto alla forza, no, di questi tre vettori, V con 1, V con 2 e V con 3, alla fine si sposterà in questa direzione e in questo verso, con questa intensità, ok? Allo stesso modo andiamo a vedere anche il vettore spostamento, cioè se io ho questa serie di vettori, no? A partire dal vettore, da questo punto materiale, il vettore A si sposta, cioè questo punto si sposta in questa direzione, in questo verso, poi in questa direzione e verso, poi ancora in questa e poi ancora in questa. Allora, alla fine, il nostro vettore, il vettore spostamento, è appunto questo, ok? Cioè, praticamente è quel vettore che congiunge, l'inizio, no, dello spostamento del nostro punto materiale con la fine, cioè con l'arrivo del punto stesso, va bene? E questo è il vettore spostamento. Praticamente, facendo tutto questo percorso, il nostro corpo si è spostato da questa posizione a questa posizione, e questo è il vettore spostamento. Ovviamente è molto utile, ragazzi, andare a richiamare anche dei cenni di trigonometria. Allora, partiamo sempre dal nostro triangolo rettangolo, che poi ovviamente associeremo a dei vettori. Allora, sappiamo, le regole sono queste, le dovreste già conoscere. Allora, sappiamo che un cateto, quindi se conosco l'ipotenusa, un cateto uguale all'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto oppure per il coseno dell'angolo adiacente, vedete? Come anche B, questo cateto è sempre uguale all'ipotenusa o per il seno dell'angolo opposto o per il coseno dell'angolo adiacente. Se non conosco l'ipotenusa ma conosco l'altro cateto, allora usiamo le tangenti e la cotangente. Allora, A è uguale a B per la tangente dell'angolo opposto ad A, cioè al cateto che sto trovando, quindi B tangente di alfa, come anche A è uguale a B per la cotangente di beta, ok? Cioè l'angolo adiacente. E allo stesso modo B uguale ad A per la tangente di beta oppure ad A per la cotangente di alfa. Ovviamente sono regole molto importanti che, se noi le applichiamo ai vettori nel piano, perché ricordiamoci ragazzi che i vettori noi li andremo sempre a rappresentare sull'asse, sul piano cartesiano, sul piano XY, e allora ecco, ho riportato qui giusto degli esempi abbastanza semplici richiamando appunto queste regole. Quindi se ho ad esempio un vettore lungo 10, questo è l'angolo alfa, cioè di 30 gradi, queste sono le sue componenti, cioè quali sono le componenti del vettore? Beh, dalla cuspide faccio partire ovviamente le perpendicolari all'asse X e la perpendicolare all'asse Y e ottengo le componenti del vettore. È chiaro, come se questo vettore alla fine fosse la risultante di questi due vettori. E come si calcola? Beh, qua abbiamo un triangolo rettangolo, ovviamente il vettore VY traslato sarebbe anche questo, e se io considero questo triangolo rettangolo, VX sarà uguale all'ipotenusa per il coseno dell'angolo adiacente, quindi coseno di 30, che è circa uguale a 8,6, come anche VY, cioè
la componente in y sarà uguale all'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto a VY, quindi per il seno di 30 gradi che è uguale a 5. Beh, come ho detto prima ragazzi, essendo questa risultante, come ben vedete, la lunghezza di questa risultante non è mai uguale alla somma di questo cateto più questo cateto, perché questo vale 8,6, questo vale 5, abbiamo 13,6, mentre invece il vettore è appunto lungo 10, è chiaro? Quindi la risultante, ricordiamoci che non è mai matematicamente uguale alla somma dei due vettori componenti, va bene? Ancora qualche altro esempio, in questo caso vogliamo trovare alfa, ricordiamoci questa regola: se noi abbiamo un vettore V ma abbiamo le sue componenti, quindi non abbiamo la lunghezza ma le componenti, quindi la VY che è uguale a 4 e la VX che è uguale a 2, ricordiamoci che per trovare alfa posso usare la relazione tangente di alfa uguale a VY fratto ovviamente VX. Questo deriva sempre da queste regole, ok? Formula inversa. Quindi molto banalmente la VY uguale a 4, la VX uguale a 2, quindi la tangente di alfa, ragazzi, è uguale a 2. Beh, per sapere alfa devo usare la funzione inversa, ossia l'arco tangente di 2, che è uguale a circa uguale a 63,4 gradi. Questo ovviamente è un calcolo che poi si va a fare con la calcolatrice, a noi comuni mortali non ci è dato sapere altro. Molto bene. Ancora un altro esempio, supponiamo che il vettore questa volta si trovi nel terzo quadrante, quindi abbiamo a partire da 0 un angolo di 210 gradi. Allora, se voglio usare l'angolo di 210 gradi vale sempre la stessa regola, ragazzi, cioè V di X, ossia questa componente, sarà uguale a 20, cioè la lunghezza dell'ipotenusa per il coseno di 210 gradi, che è uguale a questo valore, e la V di Y è uguale sempre all'ipotenusa 20 per il seno di 210 gradi, ok? Però posso anche ragionare diversamente, ragazzi, attenzione, perché se io vado a considerare questo triangolo rettangolo posso allo stesso modo dire che V di X è uguale all'ipotenusa per il coseno di 30, quindi questo cateto è uguale all'ipotenusa per il coseno dell'angolo adiacente, questo è di 30 gradi, come anche V di Y è uguale all'ipotenusa per il seno di 30 gradi, vedete? Lo riscritto qua sotto, ottengo sempre lo stesso risultato, però ricordiamoci che se uso questo triangolo, allora la V di X siamo a sinistra dello 0, quindi è un valore negativo, come anche la V di Y siamo sotto lo 0 e quindi è un valore anch'esso negativo. Quindi posso usare alternativamente o a partire da 0 gradi l'angolo di 210 gradi, oppure posso considerare il triangolo, ma fare attenzione poi a dove sono situati, ovviamente situate le componenti del vettore, se a sinistra di 0 sono negative, se sotto lo 0 sono sempre negative. Ragazzi, questo è quanto, come prima lezione non voglio appesantirla e farla più didattica, ci vedremo alla prossima lezione dove vedremo un po' i versori e i vettori anziché nel piano, nello spazio, come si comportano, va bene ragazzi? Spero di essere stato chiaro e arrivederci al prossimo video.